Ciao ragazzi, eccomi con questo mio primo tutorial dedicato agli anelli e nello specifico vorrei farvi vedere una possibile progressione utile per apprendere la kip, uno dei movimenti catalogati come di slancio, gesto quindi rapido e ancora più importante, un gesto esplosivo, utile per non solo passare da sotto gli anelli a la fase di appoggio, ma anche per poterci poi collegare altri movimenti o posizioni statiche, squadra, planche e quant'altro. Ok? Allora, ragazzi, il primo principio su cui si basa questo movimento è il principio di compressione ed estensione. Per cui, a volerlo proprio semplificare, e peraltro per voler già provare una dinamica che andrà a richiamare da vicino il gesto, ci mettiamo sdraiati. Braccio in alto, braccio in fuori, braccio in basso ancora meglio, perché dalla posizione delle braccia dipenderà la stabilità che otterremo nel mantenere la candela. Quindi, posizione ad anche estese, gambe distese. Da qui, primo tentativo, piegando le ginocchia, fletto, estendo e torno in candela. Cercando la massima rapidità possibile, ma senza che il bacino, all'atto di slanciare le gambe, cada verso il basso. Per cui, una volta che ho preso padronanza o controllo di questa dinamica, passeremo a fare la stessa identica azione, ma a gambe distese. Attenzione, le gambe distese saranno molto importanti una volta attaccate agli anelli, perché per quanto sarà più faticoso slanciarle poi verso l'alto, quindi apparentemente sarà un gesto più lento rispetto a farlo con le gambe piegate. Questo ci darà meno velocità, ma più coppia. D'accordo? È un po' come dire che ho una macchina che può andare ai 300 all'ora, ha tanti cavalli, ma ha pochissima coppia. Appena arriva una salita ripida, non va su. A noi interessa diventare un bel camion con 2000 Nm di coppia. Magari non è velocissimo, ma quando poi incontra la salita va su senza battere ciglio. Pertanto, uguale a prima, sempre mani giù, candela e chiudo, estendo e via via cerco l'esplosività. Chiudo su, ancora una volta il focus andrà sull'esplosività e sul non far cadere il bacino verso il basso mentre slanciamo in alto le gambe. E questo è un fattore importantissimo, perché uno dei concetti, forse il concetto primo della kip, è proprio la capacità di generare un momento verso l'alto. Questo momento, questa sorta di, potremmo chiamarlo, galleggiamento a peso, non dico zero, ma di sicuro a ridotto, servirà proprio per la transizione e il passaggio da sotto a sopra gli anelli. Ok? Maggiore sarà questo momento, minore sarà la fatica necessaria per spingere poi in basso gli anelli e salire su in appoggio. Per cui, prendendo l'esercizio di prima, di nuovo aggiungiamo un tassello. Cominciamo già a simulare la kip. Questo vuol dire che, di nuovo, candela, compressione, slancio, L-sit, assistita, piedi appoggiati, sedere alto. Voglio evolverla un pochino perché voglio già reclutare bene le braccia. Candela, compressione, esplosione, L-sit. Cosa cambia tra fare un L-sit assistita o un L-sit completa? Cambia la tempistica di appoggio delle mani, ma soprattutto di spinta delle braccia e delle spalle verso il basso, per far sì che questa azione di spinta inizi prima che le gambe siano del tutto libere di cadere verso il basso. Più tardi inizierò questa spinta, più sarà facile che le gambe possano proseguire il loro tragitto. Sugli anelli, non essendoci un pavimento a interrompere il tragitto dei piedi, capite bene che lascereste le gambe libere di
di cadere troppo in basso e questo comporterebbe troppa velocità e molti più chili poi da spingere mediante un dip, mediante una distensione dei gomiti. Ok? Un ulteriore passo avanti, quindi, sempre in ottica di simulare l'esecuzione, io adesso posso disporre solo di parallele, ma me ne faccio bastare. Pertanto, sempre sull'idea poco fa espressa, mi posiziono in maniera tale da poter sempre seguire la mia candela e di nuovo. Compressione, esplosione e su. Confermo, questa situazione è abbastanza scomoda, paradossalmente un po' più scomoda che sugli anelli, ma basterebbero due parallele un pochino più basse. Comunque, un attrezzo che comporti una posa delle mani ad altezza superiore, anche se di poco, a quella del bacino quando siamo sdraiati a terra. Vediamo di riportare sugli anelli i concetti appena espressi e approfondirli come si deve. Ragazzi, faccio un'aggiunta adesso doverosa per quanto la dessi per scontata, è una skill già avanzata per cui alcune capacità si devono dare già per assodate, quali il poter stare in candela, sospensione a testa in giù sugli anelli, in appoggio sugli anelli, avere già dei dip, sono prerogative fondamentali, altrimenti tutte queste proposte che andrò a fare diventano pressoché inutili se mancano le fondamenta. Ok? Allora, passiamo direttamente al lavoro di candela sugli anelli e vediamo di applicare qui quanto descritto poco fa al suolo o con le parallele o con dei rialzi. Preparatevi, mi raccomando, perché passare dall'eseguire al suolo le propedeutiche di compressione e slancio agli anelli non è poi così immediato, ok? Ci potrebbe essere uno scalino abbastanza sensibile, pertanto potrebbe essere utile per alcuni di voi provare come via intermedia, prima di lavorare con le gambe distese, lavorare in tuc, gambe flesse, chiusura gambe flesse, torno, sempre cercando l'esplosività. E poi gradualmente si passa a gambe tese. Concetto di momento, generare un momento verso l'alto più lungo, più enfatizzato possibile. Vediamo come. Partiamo con la modalità più comoda, peraltro più istintiva. Associeremo allo slancio delle gambe verso l'alto un trazionamento. Importante, raggiungere la candela senza che i cavi oscillino. Per cui da qui, compressione, slancio, tiro. Compressione, slancio, tiro. Qua noterete molto in fretta e stateci attenti. Lo slancio delle gambe di per sé, portando la chiusura dietro di voi, all'atto di slanciare le gambe, non andranno soltanto in alto, ma avranno la tendenza ad andare in avanti e quindi con loro anche il bacino. Bene, portiamo il focus sul bacino. Questa manovra di compressione, slancio e insieme tirata hanno il compito di portare il bacino più in alto possibile. Concettualmente è come se, provate a immaginare, voleste andare a toccare con i piedi il soffitto dove sono attaccati gli anelli. Ok? Il gesto di slancio di per sé tende a rimanere comunque in avanti, ma io cerco di indirizzarlo più in alto possibile. Ok? Di nuovo, vediamo quindi quanto in alto porterò il bacino rispetto agli anelli. Cercherò di arrivare col bacino almeno ad altezza anelli o addirittura a superarlo. Potete
Potete provare a immaginare anche di avere, diciamo, un elastico, una sbarra, un palo messo tra i due anelli, qui, e di volerlo scavalcare dorsalmente. Questo vi dà la misura di quanto in alto dovreste andare con questo slancio di gambe e insieme con la tirata di braccia. Attenzione, perché adesso stiamo vedendo la versione semplificata, peraltro la più istintiva, i polsi del calisthenics, della ginnastica. Adesso nominerò il muscle up stile CrossFit, che non è blasfemia, però sono due gesti molto diversi. Diciamo che ora stiamo per vedere la versione più abbordabile, ok? Proprio per il fatto che le braccia volontariamente andremo a piegarle. Cosicché, per proseguire, cominciamo con una, appunto, delle propedeutiche che spesso vengono proposte a chi fa CrossFit o comunque ginnastica funzionale per approcciarsi al momento di transizione da sotto gli anelli a sopra gli anelli quando si esegue un muscle up. Cerchiamo cioè di sfruttare il momento generato verso l'alto per andare sia a compiere la transizione, quindi la rotazione, le gambe scendono e intanto le spalle salgono, per ruotare le mani sugli anelli e poter quindi entrare nella ufficiale fase di spinta verso il basso, il dip. Ok? Tornando a vedere via via, vi farò vedere cosa succede quando, avendo messo bene in testa il gesto e l'ho metabolizzato bene, riesco ad anticipare sempre di più la fase di spinta, senza lasciare che le gambe facciano in tempo a cadere verso il basso. Qui già ho anticipato abbastanza di più. I piedi comunque sono arrivati a contatto col suolo, questo mi dà un segnale, mi dice che se mi pongo come obiettivo adesso di non arrivare a toccare il suolo con i piedi, chiaramente avete visto quanto ho messo in alto gli anelli, non devo poter toccare con la testa, ma non devo essere nemmeno troppo in alto, ok? Ci deve essere la possibilità all'inizio di poter appoggiare a terra i piedi, anche per preservarci le spalle in caso di fallimento, ok? Bene, i piedi hanno toccato, adesso io voglio fare in modo, vorrei fare in modo di non arrivare a toccare il suolo con i piedi, quindi sono costretto ad andare almeno in alto quanto prima, ma ad anticipare la spinta verso il basso. Fondamentalmente, a livello visivo, il gesto era pressoché identico a prima. La differenza che alcuni di voi potrebbero sentire via via che faranno tentativi sta in quella che a me piace chiamare, ma non è chiaramente una mia invenzione, l'aspettativa di quello che state facendo. Se avete aspettativa nei confronti di qualcosa che sapete sta per succedere, siete pronti alle conseguenze. Differenza abissale con invece aspettare che qualcosa succeda. Se io vado a compiere una fase di compressione e slancio in alto e intanto tiro, devo avere una netta aspettativa di quello che succederà. Cosa succede? Che le gambe vanno in alto e poi in avanti e quindi le spalle salgono. La mia aspettativa si traduce in tento di spingere in basso gli anelli prima che posso. Se invece aspetto che il corpo giri, e poi, una volta che è girato, spingo, 99 volte su 100 sarà già troppo tardi. E lì, adesso che gli anelli sono bassi, appoggerete i piedi. Quando userete anelli alti, semplicemente, nella migliore delle ipotesi, vi troverete incastrati qui o scenderete di sotto. D'accordo? Quindi cominciamo anche a creare un'immagine ben precisa in mente di quello che vorremmo succedesse. E così lo traduciamo anche mediante le sensazioni che proviamo durante le varie esecuzioni. Ok? Quindi continuiamo con la progressione. Lavoriamo sempre sulla massima esplosività tra compressione e slancio delle gambe, enfatizzando bene la tirata di braccia e anticipando la spinta.
potete guardare il video rallentatore, come peraltro vi sto per far vedere. Vedete che sì, i gomiti li ho piegati perché all'atto di slanciare in alto le gambe ho pur sempre trazionato, ma tempo che ho trazionato le mie gambe hanno cominciato ad andare in quella direzione. Pertanto lì ho dovuto subito cominciare a spingerle. Il problema qui non è quanto piego i gomiti, il problema è quando comincio a spingere verso il basso. Più tardi comincio, più fatica vi costa. Ok? In quest'ottica non mi piace dire se non avete almeno X dip non potete fare esercizio, ma vi posso dire di sicuro che se spingete troppo tardi dovrete compiere un dip non con il vostro peso corporeo, ma con molti chili in più, perché dovete sommarci l'accelerazione di gravità, cioè il vostro corpo che cade verso il basso. Vediamo come ci si può evolvere con una versione ancora un pochino più tecnica, ok? Che ci darà modo di arrivare su senza quasi piegare le braccia, addirittura senza proprio piegarle, d'accordo? Si tratterà fondamentalmente di scambiare la fase di tirata con una fase di spinta verso l'esterno, un po' come se, volendo già essere lungimiranti e guardare già a un futuro, volessimo optare fin da subito a una kip alla croce. Mi raccomando, come sempre, come prima, stiamo lavorando con anelli bassi, proprio per avere l'appoggio dei piedi per qualsiasi evenienza, d'accordo? E comunque partiremo sempre con cautela, con prima lavori di compressione, allargamento anelli e solo dopo valuteremo il passaggio sopra. Ok? Fondamentalmente allargando gli anelli ottengo esattamente la stessa soluzione di prima che tirandoli. Il bacino deve raggiungere un'altezza perché il corpo possa ruotare sopra gli anelli senza dover piegare troppi gomiti. Quindi, anche a costo, e so che lo sarò, di diventare ripetitivo, mi raccomando, ragazzi, quante volte si vedono, ma per carità, è un gesto complesso, persone, atleti, che non avendo magari avuto le giuste dritte, vanno a compiere questo. Perché lo possono compiere? Perché hanno molta forza nelle braccia, nei tricipiti, nelle spalle, nel petto. Perché questo gesto così repentino, questa rotazione così rapida, mi ha costretto a un dispendio da parte appunto di tricipiti, di spalle e petto notevolmente maggiore. È un gesto che parte lento, diventa esplosivo e poi rallenta di nuovo. Non può finire veloce come gesto, ok? Potrà avere aspetti e soluzioni un po' più repentini, un po' più rapidi, nel caso volessi volontariamente collegarci altri gesti, ma sempre e comunque non è un gesto esageratamente veloce. Ora, vediamo come si comportano le braccia nei tentativi, non più flettendole, ma solo allargandole. Anche qui potete notare con un fermo immagine che i gomiti li ho piegati, ma il punto è quanto li ho piegati e soprattutto cosa ho ottenuto allargando gli anelli invece che piegando i gomiti, invece che tirandoli. Ho ottenuto attivazioni muscolari diverse. Partiamo dagli svantaggi. Se lavoro a braccia larghe, difficilmente, per quanto non sia affatto impossibile, riuscirò a sollevarmi verso l'alto quanto tirando le braccia piegate. Se vi fate un passo indietro e guardate i primi tentativi con le braccia flesse, vedrete che il bacino lo portavo più alto di quanto non abbia fatto adesso. Eppure ci sono più vantaggi che svantaggi una volta appreso il meccanismo. Perché? Perché questa apertura all'infuori accorcia comunque il braccio di leva, perché porta le mie spalle più vicine agli anelli. Non mi mantiene lontano.
mi porta a una conseguente attivazione dei glandosali, che sono fondamentalmente quelli più importanti in fase di stabilizzazione quando arriveremo su in appoggio. E ancora, ripeto, con un po' di lungimiranza, lavorare in questa maniera, per quanto ci potrà volere tempo e tantissimi tentativi, vi darebbe già carte e regola per imparare gradualmente kip alla croce. Attenzione ragazzi, perché una componente molto importante da non sottovalutare è la capacità di tenuta addominale e fondamentalmente della catena anteriore. Parliamo di L-sit fondamentalmente. Abbiamo visto appunto che slanciando in alto le gambe il loro destino è di andare comunque in avanti. Questo comporta che devo trovare il modo di frenare la loro caduta. E con cosa la freniamo? La freniamo sicuramente con la spinta, sì salire le spalle, ma lo farà fare in maniera controllata, non libera. E lo faremo tenendo addome, gambe tese, ok? Potete immaginare kip alla squadra, kip è il sit. Bene, perché sia valido il movimento, bisognerà che le gambe non scendano mai sotto la linea del parallelo degli anelli, sotto la linea delle mani. Questo comporta che dovrò aver reclutato, diciamo, per stare generici, l'addome, anche se sappiamo benissimo che nelle sit non è soltanto lui reclutato, prima, in anticipo, altrimenti dopo le gambe saranno già scese. Vi faccio vedere brevemente cosa comporta. Primo tentativo, lo chiamo troppo tardi. I talloni erano già scesi sotto il parallelo. Poi, siccome comunque l'ho reclutato, l'addome, dal sit alla fine sono riuscito a stabilizzarlo ugualmente. Ma adesso tento di chiamarlo al lavoro con un netto anticipo. Questo vuol dire che quando slancerò in alto le gambe, nonostante per compiere questo gesto vada a richiamare muscoli antagonisti, glutei, lombari, vado a reclutarli con l'addome già a sua volta reclutato, non mai spento. In questi due esempi è proprio, dovrebbe essere abbastanza lampante il discorso del tempismo, di in quale momento vado a reclutare i muscoli preposti. Ora, ripeto, questa skill, kip alla squadra, kip al sit, è già un netto passo avanti rispetto alla sola kip, ma può diventare estremamente utile proprio anche in fase di apprendimento. Penso a questo risultato per reclutare anche inconsciamente i muscoli necessari affinché le gambe non sono mai libere di cadere al di sotto. Per la sicurezza, mi raccomando, valutate sempre bene, in particolare l'altezza degli anelli dal suolo. Ragazzi, buon lavoro e fatemi sapere come saranno andati i vostri tentativi.